Liverpool Real Madrid 2-5 is for boys. Frosinone Parma 3-4 is for men. Voglio iniziare con questa provocazione, con questa frase insolita, perché ragazzi, questa sera abbiamo probabilmente il match dell'anno. 7 gol all'interno di 97 minuti di pura follia, di puro spettacolo, di pure emozioni questa sera nell'anticipo che ha aperto la 26esima giornata del campionato cadetto, del campionato di Serie B. Al Benito Stirpe, la capolista, il Frosinone di Fabio Grosso, cede il passo verso una delle grandi possibili favorite alla vigilia, che purtroppo per il secondo anno consecutivo non sta rispettando, non ha rispettato i favori dei pronostici iniziali, il Parma di Fabio Pecchia, colui che lo scorso anno ha trascinato la Cremonese al ritorno nella massima serie. Gol, spettacolo, tante emozioni e la grande sorpresa di questo venerdì sera che apre il settimo turno, la settima giornata del girone di ritorno del nostro amato, amatissimo campionato di Serie B. Tanto, tanto spettacolo rispetto ad una Serie A noiosa, ma lanciamo questa provocazione verso un campionato che non diverte più, verso un campionato che ormai è deciso per quanto riguarda la lotta a scudetto, invece dall'altra parte, un campionato pieno di gol, pieno di emozioni, ma soprattutto anche di gesti tecnici che fanno la differenza in queste serate, perché la partita ammirata questa sera ha fatto davvero divertire. Io inizierei dalla fine, al minuto numero 97, la decisione del signor Maggioni di non ricorrere al VAR per un contatto sospetto tra l'ex cremonese Baez e Roberto Inglese, proprio all'interno dell'area piccola. Ecco, c'è sicuramente un piccolo contatto ed è la decisione sicuramente che farà discutere nei prossimi minuti, nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché io sarei sicuramente andato al VAR a rivedere almeno l'episodio. Invece Maggioni decide di chiudere il match. 97 minuti di pura follia, di pura agonia, ragazzi, questa sera. Una vittoria incredibile per il Parma di Fabio Pecchia, invece una sconfitta che non ti aspetti per la capolista, per la formazione ciociara di Fabio Grosso, che arrivava da 12 risultati utili consecutivi, 10 vittorie, 2 pareggi davanti ai propri tifosi, con la bellezza di 21 gol segnati e soli 3 gol subiti, 2 dal Cagliari, in quel match davvero incredibile qui al Benito Stirpe. Invece succede l'incredibile: il Parma, che aveva vinto lontano il Tardini solamente contro Ascoli e Brescia, ultima vittoria esterna risalente allo scorso 12 dicembre nel Monday Night, che aveva concluso quella giornata di campionato, ecco che regala l'impresa di giornata in questa settima giornata del girone di ritorno. Vittoria all'andata, vittoria al ritorno, e dopo una sola sconfitta in 18 gare di campionato cade nuovamente la formazione ciociara dopo 6 vittorie e un pareggio sabato scorso al Renzo Barbera con l'Eurogol di Valerio Verre, la risposta di Daniel Bolocca da un Eurogol all'altro in una partita che aveva sicuramente emozionato. Ma partiamo con il racconto, perché dobbiamo raccontare la bellezza di 7 gol questa sera al Benito Stirpe. Un grande avvio per il Parma con un palleggio positivo, qualche novità in formazione dall'altra parte, invece non ce la fa e Zielinski al suo posto, Kalai per la formazione di Fabio Grosso. Pronti e via, e il Parma passa subito in avvantaggio grazie ad una bella collaborazione tra Bernabé e Ansaldi, cross teso all'interno dell'area di rigore dove si fa
trovare ovviamente pronto di testa. È il Mudo Franco Vázquez, l'ex Siviglia e Palermo, a timbrare la cartellina al Benito Stirpe dopo appena 7 minuti. C'è la reazione per i padroni di casa che tentano la pronta risposta con il duo Mulattieri Insigne, ma arriva il gol del raddoppio ducale al 22esimo con questa volta lo stesso Ansaldi, l'ex Torino, Inter e Genova, che dopo l'assist trova il gol, il primo gol in campionato con la sua nuova squadra, con un tiro cross dalla sinistra che attraversa ancora una volta tutta l'area di rigore e beffa Turati per uno 0-2 che ha del clamoroso dopo appena 22 minuti. Passano tre giri d'orologio e il Frosinone, da grande squadra, da capolista di questo campionato, la riapre immediatamente con una cross teso, questa volta da parte di Sampirisi, libera la difesa ducale sui piedi, sul controllo geniale, incredibile di Giuseppe Beppe Caso, che controlla e spiazza all'interno dell'area piccola Buffon per il gol del 2-1, che dà sicuramente speranza e anche la forza di reagire immediatamente per la formazione di Fabio Grosso. C'è una grande chance poi per il Frosinone, grande comunque il clima è decisamente cambiato al Benito Stirpe con il gol dell'ex Cosenza, quinto sigillo stagionale, ma sul più bello il Parma ritrova il doppio vantaggio grazie alla collaborazione tra Bernabé e Mann, il fallo di Calai, l'azione prosegue, la palla finisce nei piedi di Luca Zanimacchia, che è freddissimo davanti a Turati a superare ancora una volta l'ex Sassuolo per un 3-1 che non emette sentenze nel corso del primo tempo. 3 gol subiti in 12 gare davanti ai propri tifosi, 3 gol subiti questa sera in appena 45 minuti invece dalla Parma di Fabio Pecchia, che sogna un clamoroso successo. Inizio di presa che però vede ancora il Frosinone riaprire i giochi, riaprire le speranze con il gol, il tap-in vincente, l'ottavo sigillo stagionale dell'ex crotone Samuele Mulattieri, gran palla di Mazzitelli tra le linee per Insigne, che si fa ipnotizzare davanti ad una monumentale Buffon, strepitoso a fine primo tempo sul destro a giro dell'ex Cosenza, Caso che però non può nulla sulla tap-in a pochi metri dalla linea di porta da parte di Samuele Mulattieri. 2-3, i cambi di Fabio Grosso con l'entrata di Moro, Bidawi e Baez, cambia decisamente la musica, sfiora il 3-3 con il destro a giro proprio l'ex Cremonese, il centrocampista uruguaiano, 3-3 che arriva sull'assist di Mazzitelli, il sinistro al volo da parte di Luca Moro per l'ex Catania, sesto gol stagionale. Ripresa che si era aperta con il cartellino rosso con l'intervento del VAR per il fallo di Esteves su Caso, quindi partita riaperta, uomo in meno, 3-3 firmato dal sinistro di Luca Moro, è perfetta parità allo Stirpe, perfetta parità che però dura solamente per 60 secondi, perché Bernabé serve al limite ancora, è il Mudo Franco Vázquez che si gira in una fazzoletta e fa partire un destro secco che batte nuovamente Turati per il nuovo vantaggio ducale, 3-4, partita terminata? Assolutamente no, perché arriva addirittura un altro cartellino rosso, questa volta per Drissa Camara per un intervento su Luzzoni, 11 contro 9 per oltre un quarto d'ora di match, il Frosinone non riesce a creare l'occasione per il possibile 4-4, c'è un colpo di testa centrale dell'ex Monopoli Gennaro Borelli e poi nella finale, come detto, il contatto sospetto tra Baez e Insigne con il signor Mazzoni, che però non torna neanche al VAR per ricontrollare l'azione. Impresa incredibile, impresa clamorosa per il Parma di Fabio Pecchia in questo
Primo anticipo del venerdì dedicato alla 26esima giornata di campionato. La doppietta del Mudo Franco Vázquez a rispondere al sigillo di Luca Moro. Impresa incredibile per la formazione ducale alla Benetton Stirpe. Cade la capolista dopo 12 risultati utili consecutivi. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale. E seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!